Grazie, bene, direi che a questo punto possiamo aprire le discussioni e vedo, insomma, abbiamo sia, ma vedo che ci sono anche delle richieste di intervento addirittura dal tavolo. Abbiamo tempo, direi, cioè possiamo proseguire la nostra discussione fino al momento in cui ci indicheranno che bisogna passare a pranzo. C'è un microfono che può girare, ma vedo che già Diana Rabbardi aveva un intervento da proporre. No, sì, scusate, io mi permetto di intervenire perché sono molto contenta di quello che ha detto Salvatore, cioè del fatto che è un processo didattico, è un metodo didattico. Questo mi fa piacere sentire questo, perché io l'avevo inteso sempre come un prodotto no, di libro e basta. Anche se io sono dell'idea assoluta che i professori facciano i professori, gli editori facciano gli editori. Per quanto voglia, credo di essere esperta, scrivo anche dei libri, ma lo scrivo sulle mie sperimentazioni e non per fare i libri di testo, perché non ho tempo di approfondire in maniera seria, di farla studiosa. Per quanto ne so di Leopardi, non sarò mai uguale a Luperini della situazione. Quindi io credo che il libro di testo, scusate, io vorrei specificarlo quello, il libro di testo sia un prodotto finito, cioè tutti i ragazzi nelle scuole producono dei libri digitali con ebook author, ci sono delle app che ce lo permettono, ma è semplicemente un lavoro finito di un processo didattico. Il professore deve pensare al processo didattico. Cosa se ne facciamo di quel libro che tutte le scuole stanno producendo? Nulla, rimane nella biblioteca virtuale della classe, almeno come la vedo io per la mia esperienza personalissima, rimane nella biblioteca della classe come strumento di un prodotto finito di un processo. Ma dal mio punto di vista sono gli editori che devono, qualunque forma di editoria, io adesso non voglio stare a dire un editore classico, io sto vedendo comunque un'apertura molto forte degli editori, guardate che non vado molto a difesa degli editori, ma è così, nei confronti di ambienti interattivi, di innovazione, di capacità di farci estrapolare dei contenuti. Per me il docente deve avere dei contenuti validati da qualsiasi fonte esse arrivino, ma devono essere validati. Anche se io insegno ai miei studenti che non possono prendere materiale a scuola.it perché, o anche sullo stesso Wikipedia, perché secondo me non sono scientificamente validati, ma magari vanno su siti più validati, non vedo perché io non debba dire agli editori: dateci del materiale validato, qualsiasi editore, qualsiasi, non deve essere un editore classico, ma qualsiasi editore che non ci dia, ci deve dare dei contenuti su cui noi facciamo studiare i nostri ragazzi, che sia il libro di testo, che siano più libri di testo, che sia ambienti di apprendimento aperti, che sia qualsiasi cosa. Perché noi abbiamo bisogno di fare didattica, noi dobbiamo fare il processo per arrivare a che i ragazzi diventino veramente preparati sia sui contenuti, sulle conoscenze, sia competenti in molte altre cose, seguendo la competenza di cittadinanza e le 8 competenze chiave europee. Scusate, io su questo ho una linea molto precisa, ma ad ognuno il proprio mestiere. Questa, scusate, è la mia interpretazione. Bene. Avevo visto che c'erano anche degli interventi dalla sala, c'era anche Danko Singer, poi, benissimo, sì. Cioè, tanto ci sono i microfoni. Se per favore, naturalmente, interventi per favore brevi, un paio di minuti al massimo, e chiederei a tutti quanti di presentarsi direttamente. Io conosco molti di voi, ma alcuni altri no, e ciascuno si può presentare. Salve, io sono Maria Grazia Fiore, sono una docente di scuola primaria, nonché collaboratrice della BBN ormai da qualche anno, con cui abbiamo sperimentato e abbiamo studiato e continuiamo a farlo. Mi interessa sottolineare un paio di cose all'attenzione soprattutto di questa platea così ben connotata rispetto alle condizioni di fattibilità un po'
di ciò di cui stiamo parlando, partendo dal fatto che una cosa che non si può ignorare è prima di tutto una cesura del sistema scolastico. Qui il dibattito è schiacciato sulla secondaria e si ignorano i danni che sono stati fatti in questi anni alla primaria a causa di un dibattito sui libri di testo digitali esclusivamente schiacciato sulla modalità, sulle strategie didattiche e sulla vecchiaia, voglio dire, del sistema e della modalità di insegnamento della secondaria. Ora la primaria sta andando indietro, perché un ministro disse un giorno che questa scuola elementare non ce la potevamo permettere. Abbiamo cancellato il team, abbiamo cancellato le compresenze. Questo cosa significa? Il libro di testo, di qualsiasi forma sia, non arriva nel nulla. Cioè, noi dobbiamo valutare in che tipo di setting didattico viene inserito. Non è che il libro di testo fa tutto quanto. Dunque, nel momento in cui parliamo di produzione, di pubblicizzazione, dobbiamo anche parlare delle condizioni organizzative che permettono al docente di fare una certa cosa, di portare avanti un certo approccio o altro, perché in questo momento noi siamo davanti a una secondarizzazione della primaria che implica una suddivisione di discipline, siamo tornati al voto, quindi, e questo ha peggiorato il tutto, prima di tutto. Secondo, quindi, cominciate ad aprirvi alle problematiche specifiche della primaria, che un tempo era la punta di diamante e che si sta sgretolando. Non possiamo far finta che la scuola è un insieme intero. Io posso essere laureata, posso avere un dottorato, ma come insegnante elementare, posso essere solo definita come INS, punto, nome e cognome. Un docente diplomato dell'ex scuola media era prof. Ora questa è una questione culturale, non la sto dicendo, cioè nel nostro cervello esattamente come viene utilizzato il libro di testo come Moloch dell'istruzione, questa è la realtà. Dunque, le condizioni organizzative, tempi, spazi, fondi che non ci sono, accessibilità, ne ha parlato Noa Carpignano, l'accessibilità dei testi digitali è stata elusa costantemente e nessuno parla inoltre, rispetto per esempio alla tecnologia touch, del valore inclusivo di questa tecnologia. Apriamo il discorso maggiormente con un'ottica a tutto tondo, che mi sembra il minimo. Bene, ho visto dalla sala, poi facciamo eventualmente un giro rapido di risposte. Ecco. No, prima. Dunque, io sono Umberto Cattabrini, ho insegnato a Scienze della Formazione, avendo compiuto 35 anni per la seconda volta, da adesso faccio il pensionato. Ero stato somaro nei primi 35, l'ho dovuti ripetere tutti. Un'osservazione che degli interventi che ho sentito ci sono molte cose che condivido e qualcuna che ne condivido poco. Come flash da lanciare, come momento di riflessione, e lo dico al nostro coordinatore, nei miei rapporti con studenti che hanno oramai l'età adolescenziale marcata, il rischio del muoversi nella rete senza un'attenzione profonda li porta a individuare un guru su cui si bloccano. Penso all'intervento del Casati fatto su YouTube, è un po' la stessa cosa. L'altra considerazione che volevo fare è che le attuali difficoltà della scuola, che da sempre la scuola è lo specchio della propria società, è che quello che in questo momento mi pare particolarmente grave è che la nostra scuola non ha più identità. Cioè è come se uno di noi non sapesse chi è stato prima, ha perso tutto il suo passato, non ha più niente da vedere e quindi guarda a che futuro. Quindi la scuola non ha
secondo me, un buon futuro se non recupera la propria identità, che è un'identità che è data da tutta la storia che abbiamo dietro. E questo mi sembra importante, perché solo con la memoria si costruisce l'identità, e la qualità, di quello che noi possiamo ottenere ha senso solo se c'è una forte identità che la sostiene. A volte è l'identità dell'insegnante che fa il successo di una classe, ma non dovrebbe essere l'identità dell'insegnante, perché altrimenti sono solo frammenti nella storia della scuola che vanno avanti. È la scuola che dovrebbe recuperare questo. E mi dispiace che sia andato via il ministro, perché questa è una grossa battaglia da fare, che implica un discorso molto più ampio, di cui il problema che stiamo trattando oggi è un problema importante e serio sicuramente, ma senza questo tipo di costruzione il rischio è di andare avanti senza sapere dove stiamo andando. Buongiorno a tutti, sono Dan Cosinger, direttore di M Publisher, ma io credo che l'utilità molto forte di questa discussione di questa mattina possa trovare una concretizzazione, proprio perché ci sono state un panorama di posizioni, no? Alcune vicine, altre lontane, se riusciamo, visto che poi gli interlocutori sono più o meno, no, gli stessi da qualche tempo, io e Roberto potremmo dire anche da qualche decennio, che sono circa 40 anni che lavoriamo, no, a distanza insieme, se magari ci prendiamo un impegno, anche coinvolgendo ovviamente il Ministero, anche la Scuola Normale, di provare a dedicare un 2-3 giorni di approfondimento vero su alcuni temi, senza lanciarci, come abbiamo fatto e è stato fatto molto nel passato, sotto forme di guerre di religione. Io parto velocissimo alcune cose, quelle che accennava per esempio all'ultimo professor Leonetti, gli standard. Guardate, io ho partecipato al primo piano nazionale di informatica della Falcucci nell'85. Volete che vi dico quali erano gli standard di allora, o quelli di Berlinguer nel 96 o quello di... Allora, non diciamo in assoluto sarà o deve essere così, diciamo oggi è così e teniamo conto i costi, gli investimenti, no? Quanti materiali abbiamo prodotto su alcuni floppy disk, prodotti di valore che oggi neanche utilizziamo, sui CD-ROM. Ecco, quindi diciamo che alcune cose vanno fatte oggi a determinati costi, determinate condizioni, su domani non lo sappiamo, no? E per chi ha potuto leggere in questi giorni, che è uscito ieri, no, questo rapporto molto interessante, no, su Google Glass, no, che uscirà tra... si accorgerà che molte delle cose su cui noi stiamo lavorando adesso sono già in parte, no, superate, arriveranno. Seconda cosa, no, guardate che tutto questo sistema di cui noi parliamo ha oggettivamente dei costi, no? Dei costi che in gran parte sono sostenuti dallo Stato, altri, no, dalle famiglie, no? Poi gli editori, gli operatori industriali hanno dei costi perché si aspettano dei ricavi. Guardate che noi da sempre, e solo direi in Italia, no, i costi del rinnovamento della scuola l'abbiamo sempre considerati come investimento, spesa, costruzione di hardware, aule informatiche, computer, LIM, no, tavole. Ma siamo sicuri che questa è l'unica spesa che va fatta, no? Oppure ci sono modalità, sì, di investimento sull'hardware, ma anche, no, di investimento, no, sul software, sui contenuti, sulla didattica, sull'innovazione, no, sulla formazione, no? E sono cose, credo, decisive. E poi anche la battaglia che avviene tutti gli anni, no, quasi finito oggi, no, sul costo dei libri di testo, complessivamente diciamo sono 680, 700 milioni di euro, no? Meno di un terzo di una rata IMU, no, di cui tanto si parla, no? Quindi voglio dire, se fosse questo il problema del costo, no, dei materiali, cioè, ci sono molti modi per riformarlo, ristrutturarlo, no? Ultima cosa, quello dei docenti, no? Che è un... l'ho fatto per 15 anni, quindi lo conosco, ho fatto per 4 anni il preside, quindi, però voglio dire, su questo, no, è necessario anche invertire una modalità di reclutamento. Durante il penultimo governo, no, Monti, ho avuto
la fortuna, l'opportunità, lavorando con l'ex ministro Corrado Passi, di far arrivare una proposta tramite lui, ministro Profumo, sul reclutamento: bisogna mettere in ruolo 20.000 insegnanti. Io ho detto, dedichiamolo una piccola percentuale, il 10%, 2.000, no? Di reclutarli in una forma completamente diversa di come è stata fino adesso. Cioè proviamo a prenderli a tempo determinato, 3 anni, pagandoli molto di più, presi con criteri diversi, presi magari dai dottorati di ricerca, ma hanno un contratto a tempo che deve essere innovato, no? Vediamo se sono capaci di produrre contenuti, organizzare, fare altre cose, magari erano, però voglio dire, se noi non pensiamo e non inventiamo formule, no? Per cui il concorso, l'emissione di errori, il precariato, l'insegnamento a vita, la frustrazione, no? Non ne usciamo. No? E spero che su questo potremo continuare a lavorare insieme. Grazie. Grazie. Bruno Mari. Sì, sono Bruno Mari, Giunti Editore. Ma dunque, senza la presunzione di voler supportare l'assenza di quella posizione che è stata presentata nel quadro, nello scenario da Roncalli all'inizio, però c'è un'osservazione che è un po' in quello spirito che mi sento di dover fare. Io credo che sia assolutamente importante trovare tutte le soluzioni per superare quello stato di separatezza tra la scuola e la società che in qualche intervento è stato sottolineato. Però credo anche che sarebbe davvero pericoloso se la scuola smettesse di svolgere quella funzione di ambiente protetto che è fortemente, come dire, sostenuta da Roberto Casati. Protetto da cosa? Protetto da strumenti, da terminali che hanno obiettivi commerciali molto precisi, che non necessariamente sono funzionali a quella che deve essere l'attività didattica, da un lato. Dall'altro, protetta, ambiente protetto anche da degli usi impropri. Io francamente, dato che ho fatto per un po' di anni della mia vita anche il docente, l'idea di avere una classe in cui ho di fronte a me uno che chatta, uno che fa un videogioco, uno che si legge una cosa che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando, mi fa moltissima paura. Per cui credo che questo tipo di problema sia un problema che in questo processo di trasformazione non debba essere assolutamente sottovalutato. Un'altra rapidissima osservazione flash, il problema degli standard, ma io lavorai, se ne parlava ieri sera, verso la metà degli anni Ottanta, a un prodotto che si chiamava Dante al computer, fatto insieme al CNITE. Poi dopo qualche anno, dato che come tutte le cose fatte con quella logica naturalmente non ha avuto nessun esito commerciale ed è stato rapidamente dimenticato, mi è venuta la voglia, in tempi più recenti parlo di metà anni 90, non ora, di provare a rimetterci le mani. Naturalmente non era assolutamente possibile tirar fuori da quei floppy niente di, come dire, dialogabile con quello che era la tecnologia degli anni 90. Questi signori in queste vetrine sicuramente potevano dire hic manebimus optime. Quale di questi strumenti, non fra 200-300 anni, ma fra 20-30 anni, potrà ancora dialogare come queste cose possono dialogare con noi? Io credo che chi decreta in maniera incomprensibile e insensata la morte di strumenti funzionali, ai quali se ne possono ovviamente affiancare tanti altri, come il libro, sia assolutamente solo sciocco. Grazie. Aspetta, Roberto, vai. No, ma io devo cercare anche un pochino di tenere vivace la... No, ma sì, poi subito, cioè, no, dopo. Scusa, non è che voglio intervenire. No, non è che voglio intervenire, però la visione di una classe dove ci sono i ragazzi dei tablet che giocano, che fanno i videogiochi, che sono in Facebook,
Questo è possibile, è un rischio fortissimo nel momento in cui non viene cambiata la didattica e non si fanno lavorare i ragazzi in una maniera completamente nuova e diversa. Allora sì che il rischio è molto forte, ma se noi impostiamo la didattica in una maniera molto seria, le assicuro che questi rischi non è che non ci sono, per amor di un Dio, perché è vero, ma sono assolutamente ridotti. Cioè, e non possiamo pensare che i nostri ragazzi, se lei vedesse come usano i 14enni, non i 18enni, ma i 14enni, come usano le tecnologie, per loro diventate una cosa normale. È una protesi, è una loro protesi. Non, loro, per loro la usano allo stesso livello della carta e della penna. Possono usare la carta e la penna, possono usare il digitale. Siamo noi adulti che abbiamo il problema, ma non i nostri ragazzi, e non possiamo dimenticarci che loro comunicano e vivono con quegli strumenti e in quegli ambienti. Se noi ci dimentichiamo questo, il gap generazionale, la distanza con loro diventa insormontabile. Quindi mi dispiace, io amo moltissimo i libri di carta, insomma sono laureata in latino, quindi lo amo tantissimo, ma non posso considerare che il mondo è cambiato. Non posso spegnere la televisione soltanto perché non mi piace, perché i miei alunni sicuramente da quella televisione riceveranno tantissime informazioni. Sta a me insegnar loro l'utilizzo valido della televisione. Questo è il nostro compito dal mio punto di vista, ma non posso negare che loro oggi la comunicazione è diversa e gli strumenti sono diversi, anche se amo tantissimo i libri di carta. Allora, Francesco... Ecco, no, una battuta rapida Bruno Mari. Questi signori qui, per 300 anni, forse anche più, sono stati accessibili solo a coloro che fisicamente hanno il privilegio di essere qui. Noi oggi li potremmo far nascere a nuova vita se li digitalizzassimo e li mettessimo in rete con gli attuali standard della rete, quelli di oggi. Oggi parliamo di HTML, domani parleremo di formato olografico, non lo so. Però intanto già questo è un grande vantaggio per tutti. Quindi, ok, ho massimo rispetto per loro, però li possiamo far rinascere, per cui lasciateci in pace, insomma. Roberto. Non solo a Bruno Mari, ma anche altri che sono intervenuti a Cattabriniac. Vi consiglio a lei e a tutti quelli che vogliono, di leggere un libro che disgraziatamente ha avuto una terribile traduzione come titolo in Italia, perché reca a questo titolo Non è un mondo per vecchi, invece, ed è veramente un titolo osceno che però si è inventato l'editore italiano, mentre il testo originario aveva come titolo Petit Poussette, cioè pollicina, cioè la ragazzina, no, che vive con i pollici. Ed è un libro fantastico dove proprio si teorizza il fatto che oggi imparano attraverso il rumore e che non si impara nel silenzio, ma si impara nel rumore. Il rumore è proprio questo, vuol dire la condivisione, vuol dire scambiarsi le cose. Io lo dico sempre ai miei studenti, dite dopo l'esame, andate a dire in corridoio le domande che ho fatto, tanto io pongo sempre esattamente la stessa domanda, non c'entra nulla, perché io non chiedo delle informazioni, io chiedo di verificare degli atteggiamenti, delle condivisioni, dei ragionamenti. Ecco, questa è una prima cosa. Secondo, vogliamo recuperare la memoria? Certamente. Tutte le cose che oggi i teorici anche americani, cioè questi consumisti, no, della rete, dicono dal punto di vista della operatività, corrispondono tragicamente o meravigliosamente a tutto il filone della pedagogia americana, diciamo, attivistica. Pensate bene, di Dewey non è più possibile trovare in italiano niente. Niente, non c'è più niente di accessibile in italiano di Dewey, no? E che vuol dire, insomma, che forse è necessario ricominciare a recuperare una memoria anche da parte dell'editore. Ultima considerazione, ci sono dei musei, ci sono dei luoghi in cui i libri sono conservati. Del libro scolastico italiano dal dopo la guerra non abbiamo nessuna traccia. Cioè abbiamo in certi musei dei libri del periodo fascista, se Dio vuole qualche cosa è stato conservato, ma del periodo post-fascista non abbiamo assolutamente nulla. Cioè il giorno che vorremmo studiare questa realtà, in cui ci è stato detto, cioè è una realtà che è specchio anche di una scuola, bene, non abbiamo assolutamente nessuna sede. Allora io penso che in questo momento anche gli editori che devono preparare
chiamiamolo, stanno di fronte al problema dell'elaborare il lutto, è inutile, no? Beh, allora una parte di questa elaborazione la dedichino anche al recupero della memoria storica. Agostino? Ah, grazie. Dunque, in relazione a quello che è stato detto e anche a quello che ho sentito da alcuni interventi, io adesso esporrò in due minuti una tesi, come si dice, divisiva, in cui io non concordo con quello che è stato detto per un motivo fondamentale. Ed è anche il motivo per cui la nostra realtà editoriale, la nostra attività, si è separata da quella dell'Associazione Italiana Editori, dell'AIE. Perché noi siamo convinti che sia da superare, che il problema non sia digitale cartaceo, come è stato detto. Il problema è a monte su un altro livello, e cioè sulla cultura proprietaria o la cultura e la conoscenza come bene comune. Noi siamo convinti che con il digitale e con la rete, una concezione proprietaria della cultura e quindi un concetto di copyright che è, diciamo così, che mette la conoscenza sotto lo scettro di un titolare, di un proprietario, sia totalmente da superare. Tutti i libri che vediamo qui in questa sala, amici miei, erano conoscenza comune, non avevano una titolarità sancita dalla legge che è stata inventata in Inghilterra nel 1710. La logica proprietaria della conoscenza viene solo da lì in poi, negli ultimi 200-300 anni. Io propongo invece di andare in una direzione che è quella proposta da Boldrin-Levine, che è quella di abolire la proprietà privata, almeno, pubblicato dalla Terza, almeno nel contesto didattico. E su questo c'è già qualcuno che si sta muovendo, per esempio il Ministero. Il progetto Editoria Digitale Scolastica ha prescritto che quei contenuti dovessero essere rilasciati in modalità aperta e in licenza aperta. Questo è quello che si fa all'estero, questo è quello che la scuola del domani richiede a noi ed è anche quello che, con soddisfazione devo dire, è stato recepito nel decreto approvato alla Camera, al Senato e al Parlamento, in cui si parla di open source e di open content, di cui si parla da 15 anni in tutti i convegni europei. So di essere stato divisivo, ma questa è la mia tesi convintissima. Grazie. Bene. Allora, naturalmente questo tema, il tema del diritto d'autore, che è un tema che fa parte dei temi che dobbiamo discutere, indubbiamente, è però un tema diverso, questo io giusto per cercare, come dire, di organizzare un pochino il panorama concettuale, il tema del diritto d'autore, il tema delle tipologie di eccezione o modifica delle norme sul diritto d'autore in ambito didattico, che è un tema assolutamente rilevante, è però un tema diverso dalle modalità di organizzazione dei contenuti, cioè sono due aspetti importanti tutte e due, ma naturalmente diversi, collegati ma distinti. C'erano altri interventi, ma prima volevo, siccome ci sono anche molti interventi e molti via Twitter, volevo proporre anche alla discussione un paio di punti che sono venuti via Twitter e che mi paiono importanti. Uno riguarda la questione dell'interoperabilità delle piattaforme, che è stata sollevata da Francesco nel suo ultimo intervento. Via Twitter arrivava la domanda: ma gli editori sono veramente disponibili a fare piattaforme interoperabili? O l'aspetto dell'interoperabilità va contro diciamo gli interessi editoriali dei grossi gruppi editoriali e quindi noi possiamo raccomandarla e auspicarla, ma è poi difficile vederla in pratica. Credo che questo sia un tema interessante da discutere, un tema che poi ci troveremo anche nel pomeriggio. Altro punto che veniva via Twitter, la questione, diciamo, delle metodologie, cioè abbiamo detto tante volte che è importante vedere come queste cose vanno poi dopo calate praticamente nell'organizzazione concreta della didattica.
abbiamo veramente delle metodologie che siano organizzate in maniera riproducibile. Credo che una parte di risposta l'avesse già data Diana Rabbardi proponendo alcuni modelli, ma probabilmente è vero che, come ricordava Roberto, nel caso della memoria storica di quella che è stata l'organizzazione dei libri di testo, che sarebbe sicuramente bene, credo che sia una proposta molto interessante la sua, quella di cercare di organizzare intorno a questa memoria storica un lavoro anche di organizzazione, e probabilmente potrebbe essere auspicabile anche un lavoro di organizzazione e sistemazione delle buone pratiche, sistematizzazione, in modo che ci siano dei precisi riferimenti e quando si parla di una certa esperienza si possa andare da qualche parte a trovarne una descrizione, come dire, rigorosa, in modo da capire effettivamente qual è la ricetta di cui si sta parlando. Questi erano due temi che erano venuti in parte da Twitter, non so se c'erano altri interventi. Dalla Federico Meschini. Federico Meschini, Università degli Studi della Tuscia, e un commento all'interessante intervento di Leonetti che pone un problema concreto, quello delle piattaforme e dell'interoperabilità. Se un libro elettronico è un universo complicato, un universo enormemente complicato rispetto a quello che è un libro cartaceo, la piattaforma che lo distribuisce lo è ancora di più, e un'eventuale piattaforma che cerca di collegarle tutte sta a diversi ordini di magnitudine. E tu dicevi, abbiamo n piattaforme diverse, farle dialogare tutte insieme pone il problema di avere, se sono n per n meno 1 modelli di comunicazione, e i protocolli purtroppo non bastano. Non serve dire ho un web service in un modo e in un altro che riesce a farli comunicare. Il problema è riuscire ad avere un modello logico sotto, innanzitutto che la tecnologia deve essere sempre in costante evoluzione. Appena si stabilisce un servizio, subito bisogna pensare a come implementarlo in una maniera nuova, aggiornandola. Quindi avere da un lato un modello logico più o meno costante, centrale, che stia estensibile, e sottostante poi avere diverse tecnologie che vanno a realizzare questa funzione. Tu citavi la notazione, Annotea per esempio è stato sostituito da OAC, quindi gli standard cambiano sempre. E un punto interessante da vedere, questo, nell'editoria scolastica digitale, questo problema sta sorgendo più o meno adesso. Nel settore delle digital humanities, dell'informatica umanistica, ci si confronta da tempo con questo problema di realizzare prodotti editoriali digitali molto, molto complessi, edizioni critiche digitali o archivi digitali, non so, tipo il Rossetti Archive, che hanno anche funzionalità di studio, e là da tempo si pone il problema di come rendere queste risorse interoperabili, dimostrando che è un problema notevole, e le risposte saranno sempre parziali, possono essere parzialmente soddisfacenti, non ci sarà mai una risposta che soddisfacerà totalmente il problema. Vai. Rispondo velocemente a Federico sulla faccenda della complessità della interoperabilità tra le piattaforme. La faccenda si risolve mettendo a denominatore un numero al quadrato, in modo da ridurre la questione, e il denominatore è il buonsenso, lo metto al quadrato per dare ancora più peso. In realtà ho citato prima uno standard definito dall'IMS, che è Learning Tools Interoperability, che è stato messo a punto proprio per rendere fattibile queste funzionalità. C'è ad esempio l'Online Learning Initiative, OLI, che ha già sfruttato questo protocollo, e ci sono molte piattaforme, Moodle in primis, ma anche Moodle tra le piattaforme open source, ma anche Blackboard, Canvas, Decide to Learning e così via, ora a memoria non le cito tutte, che hanno adottato questo standard e consentono, ad esempio, tu puoi dall'interno del tuo Moodle aprire una vista sullo scaffale, diciamo così, dei testi che sono erogati da un repository di contenuti. Già questa è un primo stadio di integrazione auspicabile, già eviterebbe il passaggio, no, a vari ambienti con funzionalità comuni. Ora, qui in questa sede non siamo in grado ora di entrare nel dettaglio più tecnico e approfondito, però anche perché non era mio compito quello di dare soluzioni, per carità, ma piuttosto focalizzare perlomeno il problema, e se condividiamo, se siamo d'accordo che c'è un problema, io sono già contento se tutti condividessimo il fatto che c'è un problema, no? Perché sarebbe già un primo passo per risolverlo.
E mi pare che qui siamo su temi che sicuramente il tavolo tecnico che è diciamo, ricordato nel decreto sui libri di testo digitali e che dovrebbe occuparsi proprio di questi aspetti, siamo proprio su temi che dovranno essere affrontati con, credo, duro lavoro, perché effettivamente richiederanno un duro lavoro, anche soltanto quello di cercare di costruire una cornice che funzioni bene. Poi io credo, ma non voglio anticipare poi la discussione del pomeriggio, che sia auspicabile un meccanismo estremamente inclusivo in una situazione in cui le posizioni sono diverse, le esperienze sono diverse. Probabilmente noi guadagniamo dal fatto di organizzare un ecosistema molto inclusivo per andare a vedere cosa funziona meglio e cosa funziona peggio. Recupererei anche naturalmente l'indicazione che è venuta da alcuni dei panelist di andare anche a guardare quello che viene fatto negli altri paesi e quello che viene fatto nelle esperienze che sappiamo funzionano bene. C'era, mi pare, Salvatore Giuliano che voleva... No. Abbiamo altri interventi? Una informazione veloce. Da 2 anni è attivo in rete il Museo della Scuola, www.museodellascuola.it, che è il museo digitale della scuola elementare italiana. Grazie alla collaborazione di mie ex laureate che, in attesa di lavoro, mi danno una mano, stiamo scannerizzando tutti i testi possibili. Abbiamo ripreso quelli già fatti con ragazzini sui sillabari dell'Ottocento, con la Biblioteca Nazionale e Centrale di Firenze, e abbiamo affrontato altri testi, eccetera. Giustamente dovrò avere l'autorizzazione delle case editrici ancora esistenti per poter fare gli ultimi e in tempi brevi mettere a disposizione di tutti i maestri italiani tutto quello che è stato il passato a loro disposizione. Bellissimo lavoro, mi sembra assolutamente. Intanto vi posso dire che l'hashtag Scuola Digitale è entrato nei primi 5 su Twitter, quindi la discussione anche fuori di qui, segno che molte persone ci hanno seguito e ci stanno seguendo anche attraverso la diretta web, oltre che questa sala e l'altra sala collegata. Probabilmente abbiamo ancora un numero ancora maggiore di persone che stanno seguendo questa discussione via web, e credo che possiamo approfittarne per ringraziare un momento Rai Educational che ha messo a disposizione il servizio di diretta streaming. Ci sono altri interventi? Andrea Angiolini. Buongiorno, sono Andrea Angiolini e del Mulino. Un editore universitario. Oggi il ministro ha ricordato come l'università sia più indietro nelle pratiche ed è un'affermazione alla quale naturalmente dobbiamo ricondurci e sulla quale dobbiamo riflettere. È certamente vero che, scusate, all'università il tema della didattica è sempre stato un tema minoritario, appannaggio di alcuni docenti illuminati che si ponevano non solo il problema della migliore qualità possibile dei contenuti, ma anche del come porgere questi contenuti. E quindi credo che sia un obiettivo al quale oggi invece tendere. Curiosamente non ci sono editori universitari al tavolo, eppure il ministro ha ricordato che l'università è indietro, questo è un convegno sulla scuola digitale. Ritengo importante mandare un segnale, cioè se la scuola ragiona di come cambia l'insegnamento per le generazioni che poi auspicabilmente si iscriveranno all'università, naturalmente gli editori universitari, chiunque lavori nell'università, prendete la parola editore, ciao Agostino, non voglio editore in senso generale, insomma, deve essere chiamato a portare un punto di vista, portare un'esperienza, essere coinvolto, perché ci passeremo il testimone. E tra l'altro, se fosse vero che a livello italiano la sensibilità è inferiore, a giudicare dal numero di piattaforme per l'università a livello internazionale, la prospettiva sembra completamente ribaltata, perché la quantità di prospettive per contenuti educational a livello mondiale che riguardano il mondo della high education, della formazione superiore, è
enorme e non sconta la frammentazione dovuta ai diversi stili didattici, cioè quello che è un limite della poca sensibilità didattica diventa di fatto un elemento quasi di standardizzazione, perché di fatto ti danno il libro, poi il libro oggi è una cosa completamente diversa, quindi la riflessione è gli editori universitari sono e vogliono essere parte della partita perché appunto siamo in fortissima contiguità. Grazie. Grazie Andrea, credo che sono molto d'accordo con l'intervento. Noi naturalmente la giornata di oggi era destinata in particolare al mondo della scuola, però è molto giusto, se noi abbiamo una prospettiva in cui il collegamento forte riguarda l'intero sistema della formazione e dell'istruzione, probabilmente questo tipo di riflessione va fatta come ricordava giustamente Maria Grazia, l'aspetto della attenzione anche verso la scuola primaria, verso tutti gli ordini scolastici, altrettanto anche l'attenzione verso lo sbocco universitario. Del resto una delle esperienze più interessanti di distribuzione di contenuti aperti per la didattica in rete è quella dell'MIT, che è un'eccellenza assoluta, il progetto OpenCourseWare dell'MIT, che è un'eccellenza assoluta in questo campo, produce anche contenuti per la scuola. Perché visto il successo enorme di quell'esperienza, che è stata premiata come l'esperienza in assoluto con il maggior return on investment fatta all'MIT, rendetevi conto di cosa questo voglia dire, i materiali prodotti didattici, prodotti in formato aperto dall'MIT, sono utilizzati in università in tutto il pianeta, con numeri stratosferici di utilizzo, e l'MIT si è posto il problema a questo punto di produrre anche materiali per le scuole e sulla piattaforma voi trovate anche dei materiali pensati per le scuole e pensati per il raccordo nel momento dell'orientamento, per cui per esempio ci sono dei corsi di fisica 1 pensati per gli studenti delle superiori che pensano di volersi iscrivere in fisica all'università, e questo tipo di attenzione di materiali dimostra proprio che quel legame che sosteneva Andrea è un legame forte. Altri interventi, prego. Marilu Chiofalo, sono di Pisa, sono docente universitaria di questa università. A supporto del discorso che avete appena intrapreso, volevo riportare alcuni dati che sono dati dell'Osservatorio Scolastico Provinciale della provincia di Pisa, che comunque fa anche da osservatorio per l'intera regione toscana e che credo siano dati abbastanza, come tipologia, abbastanza standard un po' in tutta Italia. Sono dati sull'insuccesso scolastico in funzione dell'anno di corso, a partire dalla prima elementare andando su fino all'università. E quello che questi dati dicono in maniera abbastanza inequivocabile è che l'insuccesso scolastico cresce naturalmente in funzione dell'età, ma avendo in particolare dei salti, delle discontinuità nel passaggio da un ordine di scuola a un altro. E questo passaggio, questa discontinuità, diciamo, questo generale andamento, è poi traslato rigidamente verso l'alto se invece di occuparci dell'insuccesso scolastico di studenti di lingua L1, ci si occupa dell'insuccesso scolastico di studenti di lingua L2. Ora, i motivi per cui ci siano queste discontinuità possono essere diversi, però certamente quello che cambia da un ordine di scuola all'altro è l'organizzazione della didattica. E l'organizzazione della didattica è il modo in cui si intende e si lavora sul processo di apprendimento, sulla qualità e sulla modalità del processo di apprendimento e di insegnamento, in particolare aumenta in maniera molto forte il processo di disciplinarizzazione del processo di apprendimento, a dispetto invece del centrare il processo di apprendimento sulle competenze e sulle abilità della persona. Allora, io credo che questo discorso sia molto importante rispetto poi all'uso delle tecnologie nell'innovazione dei processi di apprendimento e di insegnamento, perché se le tecnologie non sono indispensabili per apprendere
apprendere bene e insegnare bene, però a fronte di questo, di questa osservazione possono aiutare molto, perché possono aiutare in particolare a personalizzare l'intervento educativo e formativo sulle abilità e sulle molte abilità e sulle molte intelligenze di ogni persona, seguendola per età, seguendola anche con le sue peculiarità nel suo preciso contesto, perché una cosa sono le abilità, una cosa sono le competenze che sono diciamo il frutto anche di un lavoro di consapevolezza sulle abilità, un'altra cosa sono le tante intelligenze che sono competenze giocate in un preciso contesto di relazione tra persone e tra chi apprende e l'ambiente di apprendimento. Quindi rispetto a questo io credo che il lavoro sulla la connessione tra l'uso delle tecnologie e il migliorare la qualità della nostra didattica dai 2 anni ai 18 e magari anche dopo, cercando di cancellare quegli altri gap, quegli altri digital divide che sono ad età superiori, e soprattutto riuscire a migliorare la qualità del nostro orientamento. Dico questo sia, oltre ad essere docente universitaria, sono anche assessora in questo comune alle politiche educative e scolastiche, quindi ho una lettura, diciamo, del problema a partire dai più piccoli. Ecco, questo ci potrebbe aiutare veramente a fare un ottimo lavoro, un bel progresso nella funzionalità delle nostre azioni di orientamento da un ordine di scuola all'altro e poi soprattutto dalla scuola superiore all'università. Grazie, mi pare che poi proprio l'auspicio che indicava il Ministro, cioè considerare questa discussione, questi temi come una discussione che non è solo fine a se stessa, ma all'obiettivo primario di migliorare la qualità del nostro sistema formativo, andassero esattamente in questa direzione. Altri interventi dal tavolo o dalla platea? Sì, vai. No, siccome Andrea Angiolini mi ha evocato, io voglio solamente sottolineare che il mio punto di vista, spesso definito un po' estremistico, non ha lo scopo di demolire la figura dell'editore, perché io sono editore, non appartengo all'AIE, ma sono editore, faccio l'editore e voglio continuare a farlo, e penso che per continuare a farlo sia necessario cambiare paradigma, tutto qua. Quindi non è una proposta, dal mio punto di vista, distruttiva, è un'evoluzione, perché sono convinto che se non lo faremo noi, editori, AIE o non AIE, questo cambiamento, verrà qualcun altro, magari dall'esterno del nostro mondo, e lo farà al posto nostro, come forse già sta accadendo. Grazie. Bene. Se non ci sono altri interventi, direi che noi possiamo lasciarci per questa mattina. Io stamattina ho fatto l'arbitro, diciamo, ho cercato semplicemente di dare la parola e di regolare il traffico, ma il dibattito poi prosegue nel pomeriggio con una tavola rotonda che sarà dedicata soprattutto appunto alle policies, cioè poi dopo le strategie, partendo da questo quadro che abbiamo fatto nella mattinata, e ci rivediamo qui alle 14:30. Alle 14:30 esatte, sharp.